opinion leader. Che bel programma! A Panarea ci sono capitata per caso, perché sono venuta con lei, me ne aveva parlato come un'isola fantastica. Ho scelto di venirci perché ancora conserva un qualcosa di selvaggio, nello stesso tempo ci si può stare comodamente, però sempre nella semplicità. Cos'è che la rende affascinante quindi? La totale assenza di luce innanzitutto. Pare, cioè, sembra un paesaggio suggestivo molto diverso dai soliti posti affollati di caos. C'è complicità fra tutti, la gente qui non ha stress, tutto è calmo, tutto va piano, sembra di essere in Messico. Siamo al famosissimo bar del porto di Panarea. Qual è stato il cocktail più bevuto qui a Panarea? Il fragolino, il bellino, il bellini piuttosto che il meloncino. L'antiquario di Panarea. Sì. Quando è arrivato a Panarea? Sono arrivato molti minuti fa, molti minuti, 32 anni fa, sono molti. Molti? Molti minuti, sì. Prima volta che arrivai a Panarea non volevo scendere perché non avevo visto un porto, non c'era niente proprio. E arrivò un pescatore che veniva con una piccola barca per prenderci dalla Lipari. E quando seppe che io non volevo scendere mi disse... Io chiesi, ma quanto è grande quest'isola? Lui mi guardò e disse, due canti di gallo. E il gallo mi ha fregato. C'è la possibilità di rimorchiare a Panarea? Ma, volendo sì, penso di sì, se si stesse un po' di più magari. Noi andiamo via adesso, quindi... Ti preferisci un uomo con la barca o senza? Con la barca! È importante avere una barca per venire a Panarea? Beh, più che per venire è importante averla qua, ma anche un gommone, la barca da pesca per girare. Finalmente ho trovato il bandito. Perché ti chiamano il bandito? Mi chiamano il bandito perché ci sono troppe Bartoli e allora è un soprannome perché mi chiamano il bandito. Hai trasportato sicuramente tanta gente. Chi non avresti voluto fare scendere? Berlusconi. Che cosa è successo? Perché c'è troppo debito in giro. E invece chi è che ti ha lasciato un buon ricordo? Agnelli, Rapisarda. Come mai una boutique così particolare a Panarea? È una storia molto lunga da descrivere, che è cominciata quasi 30 anni fa, quasi con la storia di Panarea. È stato un discorso culturale più che altro, fatto col governo indonesiano, abbiamo portato dei nostri mattonatori, abbiamo insegnato a loro come si facevano le mattonelle per i pavimenti. Questo da un'esperienza avuta con Paolo Tilk quando avevamo una fabbrica di mattonelle antiche per i pavimenti per il Vaticano. Perché c'è un'atmosfera così particolare a Panarea? Beh, direi anche è il frutto di una battaglia condotta da 30 anni senza esplosioni di colpi, per riuscire proprio a mantenere almeno un'isola in Italia senza che questa possa essere rovinata. Lei potrà notare che non ci sono fili elettrici in alto, non ci sono fili del telefono. Abbiamo aspettato 20 anni ad avere elettricità perché fosse messa coi cavi sottoterra e questo da... Persino luce elettrica durante la notte non c'è, avete notato? Perché volevano metterla con dei lampioni avrebbero implicato dei fili sospesi per aria.
à ceux qui nous humilient, nous humilient à le drapeau. Ti descrivimi una notte di Panarea. Te la descrivo come sensazione. La gente per esempio passa, si ferma, è tranquilla, ti ascolta, va via. Poi tutti parlano molto piano. Sembra che tutti abbiano interesse a far sì che il rumore non esista, capito? Questo è bellissimo. Una notte a Panarea è andare a cena a casa di amici, dopodiché andare a ballare a Raia, che ha la più bella terrazza di Panarea. Poi ci si riunisce in genere sul porto per ritrovarsi un pochino tutti e vedere quali vie poi prendere.